Terza domenica di Quaresima, anno C, la parola di oggi è zappare, ma non è uno zappatore, il nostro mitico maestro Stefano Scagliuso che ci accompagna in questa terza puntata. Stefano, mi accompagni anche come sottofondo, oltre che poi a fare il tuo mitico brano. Il verbo greco, tratto dall'Evangelo di questa domenica, Luca 13, è il verbo scapto, che per l'appunto significa zappare, ma significa anche cercare, significa anche approfondire. Quali sono le promesse e le premesse soprattutto di questa nostra appuntata biblica? Il fatto, sono due fatti di cronaca nera. Il primo è che Pilato ammazza tutti nel tempio ed è una situazione sconcertante perché è una notizia davvero sanguinosa. Il secondo invece è il problema di quelle 18 persone sulle quali improvvisamente crollò la torre di Siloe. Domanda angosciante che ci poniamo tutti: perché quella persona è morta? Perché proprio a loro? Perché la guerra, diremmo oggi? Oppure perché quelle persone, chissà quanti peccati hanno commesso, chissà quanto male hanno fatto? Vedete, questi alcuni vogliono mettere alla prova Gesù con questa domanda interessante che a volte anche noi nascondiamo nel nostro cuore. Gesù immediatamente, una metodologia molto bella, né si adira, né si arrabbia, né dice avete torto, assolutamente no, ma risponde con tanta dolcezza e pacatezza. Questa metodologia dovrebbe un po' interessarci, perché a volte noi siamo irruenti nei confronti di coloro che la pensano diversamente rispetto a noi. Gesù dice e racconta semplicemente una parabola e dice così: un uomo, un tale, aveva piantato un albero di fichi, ma questo albero non aveva prodotto assolutamente nulla, era improduttivo. Allora disse al vignaiolo: guarda, sono 3 anni, cioè un ciclo intero della vita, che questo albero non porta frutti, taglialo perché è inutile, non serve a niente. Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato. Ecco qui, scapto, abbi pazienza. La risposta più immediata non è quanti peccati hanno commesso e nemmeno cercare di trovare una soluzione. Quante volte noi a tantissime morti, a tantissime tragedie, abbiamo tentato di darci una spiegazione, oppure abbiamo cercato nella mente di Dio la soluzione di tutti i nostri problemi. La soluzione è avere pazienza, dare tempo e riempire il nostro tempo affinché Dio stesso possa dare un senso a tutto quello che per noi non ha senso. Vi ricordate la famosa parabola, no, del ricco amministratore che aveva fatto un macello, rischiava di essere congelato, licenziato? Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione perché ho rubato? Lui dice: zappare? Non ho la forza. Allora, il verbo zappare è il verbo del tempo, è il verbo della pazienza, ma è anche il verbo che produce forza ed energia. Non è una cosa semplice zappare, significa sudare, significa soffrire, significa attraversare momenti di dolore acuto. Isaia 5 dice: voglio cantare al mio diletto il cantico della veglia. Che cosa posso fare? L'aveva dissodata, sgombrata dei sassi, zappata, eppure aspettò che producesse uva, invece produsse acini acerbi. Una delusione. Come spesso tutti quelli che aspettano una risposta da Dio, ma anziché vita ricevono morte. Zappare, non ne ho voglia. Zappare significa anche ricercare, andare in profondità e saper aspettare. Tradurremo in italiano con prendersi cura del tempo che abbiamo. Più che cercare una ragione che non possediamo, prendiamoci cura del tempo che abbiamo e delle persone che abbiamo accanto a noi, con la zappa del nostro amore, con la zappa del nostro affetto e con la zappa della nostra pazienza, perché spesso ne abbiamo troppo poco e aspettiamo che gli altri ce la diano subito e aspettiamo che Dio ci dia ragione di cose che non potremo mai comprendere. E allora in questa Quaresima utilizziamo la zappa del tempo, utilizziamo la zappa del prenderci cura. Il Piccolo Principe
di Antoine de Saint-Exupéry, scriveva così alla fine delle sue pagine: «Addio, disse la volpe, l'essenziale è invisibile agli occhi, è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante». È il tempo di prendersi cura delle persone più importanti della nostra vita, e quella risposta Dio nel tempo ce la darà.